Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio parlare della storia di un artefatto magico molto potente, ovvero la bacchetta di Sambuco, uno dei tre doni della morte. Dunque, parliamo di questo artefatto. Allora, la bacchetta di Sambuco, che ha oppure stecca della morte o bacchetta del destino, è la bacchetta magica più potente di tutte, nonché uno dei tre doni della morte, che secondo la leggenda è il dono fatto al fratello maggiore, Antioch. È senza dubbio il dono con la storia più sanguinosa dietro. Però adesso partiamo dalle sue caratteristiche. Allora, noi sappiamo che è lunga 15 pollici e il suo nucleo è il Crino di Thestral. Tuttavia, naturalmente, esistono molte altre bacchette fatte di questo legno, il legno di Sambuco, ma i maghi hanno perso l'abitudine di utilizzarle proprio per la storia che c'era dietro la bacchetta di Sambuco della leggenda. Allora, questa è una bacchetta che la cui lealtà può vacillare molto più spesso rispetto alle altre. Infatti ha una lealtà diversa. E infatti questa bacchetta prende in considerazione solamente la forza. Infatti, come dice la Rowling, la bacchetta di Sambuco è semplicemente la più imparziale e spietata delle bacchette, visto che prende in considerazione solo la forza. Infatti, ognuno si aspetterebbe un po' di lealtà dalla propria bacchetta. Se si viene disarmati o se si perde in un regolare duello, il legame che c'è tra il mago e la sua bacchetta non viene spezzato, mentre per la bacchetta di Sambuco chi vince l'incontro vince anche la sua lealtà. È insensibile, va solo dove si trova la forza. Cambia padrone senza che sia necessaria la morte di quello precedente. Ma quasi inevitabilmente attira maghi che sono disposti ad uccidere o ad essere uccisi per lei, o altri come Voldemort che confondono la predisposizione all'omicidio con la forza. Allora, di questa bacchetta che cosa sappiamo? Sappiamo che passò a Egbert l'Egregio dopo che uccise Emmerich il maligno. Sappiamo che Godelot morì nelle proprie segrete dopo che il figlio gli rubò la bacchetta. Poi si sa di Loxias che assassinò Barnabas Deveril e si procurò la bacchetta. E le ultime tracce si perdono della Arcus e Livius. Non si sa chi abbia sconfitto l'altro e non si sa dunque chi si procurò la bacchetta. Come possiamo dire, la scia di sangue della bacchetta di Sambuco attraversa le pagine della storia magica. Poi, ma c'è altro. Allora, Michael Gregorovich, che era un famoso fabbricante di bacchette dell'Est Europa, entrò in possesso della bacchetta di Sambuco. Non si sa se fosse a conoscenza che si trattasse di uno dei tre doni della morte, ma individuò le grandi proprietà di questa bacchetta e cercò di duplicarne i poteri e iniziò a studiarla. Tutto ciò finché non gli venne rubata da Gellert Grindelwald, che la utilizzò per creare caos in giro nell'Europa. Poi, nel 1945, Albus Silente decise di affrontare e sconfiggere Grindelwald in un duello. E dove appunto riuscì a vincere e a sottrarre così la bacchetta di Sambuco. Silente fu in possesso di questa bacchetta fino alla sua morte, ma tuttavia non la usò mai né per uccidere e non si vantò mai di averla. Non la prese per il potere, ma bensì per tenerla lontana da mani sbagliate. Quindi, lui, quando decise di morire per mano di Severus Piton, lui voleva che essere l'ultimo vero possessore della bacchetta, morire imbattuto, perché Piton non avrebbe mai sconfitto Silente, perché Silente glielo aveva ordinato. E infatti, se Silente fosse morto di cause naturali o come previsto nel piano,
il potere della bacchetta si sarebbe infranto e non avrebbe più avuto infatti alcun potere e quindi sarebbe stata allontanata da mani sbagliate, voleva morire imbattuto, ma il piano ebbe una falla perché Draco Malfoy disarmò Silente prima della sua morte e infatti in quel momento Draco Malfoy, avendolo disarmato, aveva maggior potere magico in confronto a Silente in quel momento. Quindi, in quel momento, la bacchetta rispondeva a lui. Ciò però finché Harry Potter privò Malfoy della sua bacchetta di biancospino a Villa Malfoy. Quindi, prendendola, divenne automaticamente anche il possessore della bacchetta di Sambuco, oltre a quella di biancospino di Draco. Voldemort, che appunto quando venne a sapere di dove si trovava la bacchetta, profanò la tomba di Silente prendendola. Lui capì che non gli apparteneva realmente, perché non gli sembrava diversa, più potente da quella che si era comprato da Ollivander tanti anni prima. Infatti quindi lo capì, ma il suo errore fu quello di uccidere Piton per impossessarsi della bacchetta, che Piton, come sappiamo, non aveva mai vinto Silente, lo aveva ucciso, ma era stato precedentemente disarmato da Draco, comunque la bacchetta non sarebbe passata a lui perché Silente sarebbe morto imbattuto, come sarebbe successo, il potere si sarebbe infranto della bacchetta anche se Silente fosse morto di cause naturali. Dunque, quindi Voldemort assassinò Piton per entrare in pieno possesso della bacchetta a cui Harry non avrebbe potuto sottrarsi. Ignorando che non fosse davvero sua, Voldemort infatti quando affrontò Harry, la sua maledizione gli rimbalzò contro perché lui stava lottando contro il suo stesso possessore, Harry. Lui, infatti, Voldemort credeva di essere il vero possessore della bacchetta, ma non lo era. Siccome la bacchetta non poteva ferire il suo stesso possessore contro cui Voldemort stava lottando, la Avada Kedavra di Voldemort rimbalzò contro lui stesso, uccidendolo. E qui c'è anche un'altra cosa. Allora, come sappiamo, la bacchetta di Sambuco cerca sempre un padrone più potente, chi vince lo scontro vince lei. Infatti il padrone più potente in quel momento tra Voldemort e Harry, in quel momento era Harry, perché intanto Harry ha il potere dell'amore che Voldemort non ha. Harry inoltre sceglie di essere mortale andando a farsi uccidere da Voldemort, e dunque anche così diventava il padrone della morte, perché il padrone della morte non è colui che lotta per l'immortalità, bensì ma accetta la mortalità, e aveva un'anima integra, a differenza di Voldemort che aveva diviso la propria. Quindi la bacchetta non viene posseduta da Voldemort in quel momento, perché comunque Voldemort è sicuramente molto più capace di Harry come mago, ma rimane di Harry, che infatti riuscì a battere Voldemort, che altrimenti la bacchetta sarebbe passata nelle sue mani. Poi, dopo lo scontro con Voldemort, Harry usò la bacchetta di Sambuco per riparare la propria di Fenice e riporla nella tomba di Silente, così in modo che Harry, se fosse morto di cause naturali, il potere della bacchetta sarebbe stato infranto e non avrebbe più alcun potere, come avrebbe voluto fare Silente, ma il piano non ha funzionato. Tuttavia, secondo me, questa è la mia personale teoria, secondo me questo piano che Harry ha fatto per tenere lontana, come voleva Silente, da mani sbagliate, ha qualcosa che non va molto bene, perché se Harry fosse stato disarmato, l'avessero privato della sua bacchetta di Fenice, chi avesse compiuto questa azione sarebbe anche lui diventato il padrone della bacchetta di Sambuco. Quindi
questo piano di Harry ha effettivamente un tassello fuori posto. Non so, nel film Harry l'ha spezzata, ma comunque cioè, è stata una scelta abbastanza stupida. Però comunque questo piano che ha avuto Harry secondo me ha qualcosa che non va proprio molto bene, però comunque ha sicuramente più senso di quella cafonata che hanno fatto nel film, però vabbè. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, quindi dunque lasciate un commento, un like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!